Buongiorno a tutti, credo che possiamo iniziare. Benvenuti a tutti, benvenuti a questo webinar che, come sapete, si prefigura insomma di aiutarmi nella preparazione dell'ormai prossimo esame per l'abilitazione alla professione forense. Io parto portandovi naturalmente i saluti del nostro Presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, l'Avvocato Vinicio Nardo, di tutto il Consiglio dell'Ordine e prima ancora di dirvi poche parole su questo esame, vorrei ringraziare la presenza oggi del professor Gianluigi Gatta, professore dell'Università di Milano. Buongiorno professore, e Buongiorno. soprattutto oggi presenza molto importante perché, come tutti sapete, il professor Gatta oggi riveste il ruolo di consigliere della ministra Cartabia proprio nella consulenza sulle professioni. Tanto professor Gatta ha fatto per questo esame, noi in qualche modo abbiamo cercato come ordine avvocati, insieme a voi naturalmente, dottori, di aiutare il ministro nella valutazione di come svolgere questo avvocato. Sapete, è il secondo anno nel quale questo esame si svolge con questa modalità differente, quindi con queste doppie prove orali. Veniamo da un esame che ha dato i suoi frutti quello dello scorso anno. Molti sono gli avvocati appunto che sono formati, sono riusciti a superare questo esame e devo dire che il scorso esame, così come organizzato, ha dato soddisfazione e tutti, sia coloro che hanno esaminato, sia gli esaminandi, diciamo, hanno espresso manifestazioni di condivisione delle modalità con le quali si è svolto. Oggi noi affronteremo il tema di come centrare il bersaglio, quindi come è adeguato prepararsi, come è adeguato affrontare questo esame con due prove, una prova di diritto civile, una prova di diritto penale. E io ringrazio sin da subito tutti coloro che oggi parteciperanno a questo webinar, quindi sicuramente l'avvocato Davide Guardamagna, alla quale poi successivamente darò la parola. Buongiorno Davide, grazie di essere qua con noi. Ma anche voglio ringraziare sin da subito l'avvocato Daniele Varelli che si occuperà della prova di diritto penale, l'avvocato Fabio Iudica che si occuperà della prova di diritto civile e naturalmente, forse prima di tutti ringrazio i due giovani colleghi, anzi i due giovani dottori, mi auguro brevi colleghi, quindi il dottor Ferdinando Amman e la dottoressa Nicoletta Catanzaro che si opporranno oggi a questa prova d'esame con tutti voi, di fronte a tutti voi. È stato un esame, come ho detto, fortemente voluto, diciamo che è stato un po' calibrato adesso nelle modalità. Sono state emanate recentemente, proprio la settimana passata, anche delle linee guida dirette a coloro che esprimeranno le loro valutazioni, quindi agli esaminatori. E per quello che riguarda Milano, Milano è pronta nel senso che le commissioni sono pronte da tempo, abbiamo già trasmesso i nominativi di tutti i commissari naturalmente per tempo al Consiglio Nazionale Forense che li ha già approvati. Via di più, le commissioni si sono già riunite sotto la presidenza della prima commissione, quindi con la presenza dell'avvocato Alessandra Caricato che ha, diciamo, dato ai commissari le linee guida, le indicazioni più importanti su come svolgere appunto queste due prove orali. E in questo momento però la domanda che a tutti voi naturalmente preme maggiormente, cioè quando inizieranno questi esami, è una domanda alla quale noi oggi non possiamo ancora purtroppo dare una risposta, non dipende da noi. Come sapete, Milano si interfaccia per questi esami con le altre corti d'appello altrettanto grandi, quindi con Roma e con Napoli, e per poter iniziare gli esami è necessario che tutte queste tre corti siano pronte, siano allo stesso livello di preparazione. Oggi Milano è pronta, Napoli è pronta, mancano alcuni passaggi ancora della Corte d'Appello di Roma, perché appunto le commissioni stanno ancora procedendo all'ammissione dei candidati e il sistema purtroppo prevede che per poter dare a tutti i candidati e a tutti i commissari, naturalmente altresì, le date di partecipazione, quindi le date delle udienze, è necessario che siano pronte le tre corti d'appello pariteticamente e che i dati vengano immessi sostanzialmente contestualmente. Quindi aspettiamo ancora questo passaggio, ma naturalmente sappiamo che è un passaggio che a breve si concluderà e quindi noi ci auguriamo che, diciamo,
a marzo, perché è impossibile che questi esami a questo punto partano a febbraio, non fosse altro perché, come è corretto che sia, i candidati devono ricevere, come ben voi sapete, la comunicazione relativa alla data del proprio esame almeno 20 giorni prima rispetto appunto alla data di seduta che li riguarda. E quindi, facendo due conti, evidentemente questo esame non potrà che partire da marzo, ci auguriamo prima della metà di marzo, ma così sarà, vedrete. Quindi tanta fiducia in questa attività. Noi oggi abbiamo fatto gli impegni solenni e da alcune settimane svolgiamo, a volte in presenza, a volte da remoto, gli impegni solenni. È un momento, lo sapete, estremamente emozionante per tutti, per voi che vi siete cimentati in questo esame, per voi che vi cimenterete a breve questo esame, ma anche per noi che vi aiutiamo a pronunciare questo impegno. E quindi io naturalmente auguro con la massima serenità a tutti voi di affrontare adeguatamente questo esame e quindi mi auguro di vedervi poi per gli impegni solenni a breve. Io lascio la parola al professor Gianluigi Gatta, che ancora una volta ringrazio per la sua presenza qua oggi e per tutto il lavoro che ha fatto per permetterci di arrivare oggi ad affrontare questo esame. Prego, professore. Grazie, avvocato, per l'invito. Ringrazio lei, l'avvocato Nardo e tutto l'ordine degli avvocati di Milano, al quale peraltro appartengo anche come iscritto da diversi anni. Complimenti per questa iniziativa che è senz'altro molto utile, utile per quanti si apprestano ad affrontare questo esame. È il secondo anno, come si ricordava, quindi una novità che è comunque una novità rispetto a un sistema, un esame così tradizionale, ecco, che si svolge da decenni, direi dagli anni, sostanzialmente dagli anni 30, visto che la legge professionale di cui risale a quegli anni, con queste modalità, ma che appunto la pandemia ci ha portato a ripensare per l'impossibilità di riunirsi in padiglioni affollati, come avveniva sempre nel mese di dicembre. Questo è stato vero nel 2020, è stato vero anche nel 2021, le cose sembravano migliorate, ma invece appunto l'allarme per la pandemia, come tutti sappiamo, ha avuto, diciamo, è suonato nuovamente con la variante Omicron proprio durante le feste di Natale. E quindi di qui l'idea di riproporre l'esame con queste modalità, che poi sono quelle che interessano voi, che adesso dovete sostenerlo. Quindi rimane, diciamo, un interrogativo, una riflessione che l'avvocatura dovrà fare, anche il legislatore, anche il ministero, sul futuro, cioè se finita la pandemia, come tornare a pensare l'esame per l'abilitazione alla professione forense, se tornare al sistema tradizionale o se riformarlo. Peraltro dovrebbe anche entrare in vigore una riforma da tanti anni rinviata, e quale che sia la soluzione, io credo che l'esperienza di questi anni potrà essere utile, ecco, un utile momento di riflessione anche per pensare a possibili innovazioni da introdurre. La rilevanza dello scritto è, diciamo, l'importanza dello sapere scrivere di diritto per l'avvocato è indubbia, ma è anche vero che forse le tre prove tradizionali, così come erano strutturate, hanno mostrato alcuni limiti che erano evidenti anche da parte di chi poi, sia da parte di chi sosteneva, ma anche da parte di chi correggeva quelle prove. Io personalmente, come immagino anche i colleghi avvocati collegati, abbiamo avuto esperienza delle commissioni di valutazione, e oggettivamente quel sistema qualche limite lo aveva. Sono state pubblicate, direi, vado subito un po' su qualche indicazione operativa, le linee generali per la formulazione dei quesiti, che trovate per esempio sul sito del Ministero. Si tratta di un documento sintetico nel quale sono riportati anche dei quesiti tipo, ma al di là di quello direi che io consiglierei vivamente la lettura a tutti i candidati di queste linee guida, che sono dirette ai commissari, evidentemente, perché riguardano la formulazione del quesito, ma naturalmente
sono di grande interesse anche e proprio soprattutto per i candidati, che potranno trovare, diciamo, delle utili indicazioni anche per la loro preparazione. L'approccio è, e la dimensione è quella pratico-applicativa. Come sapete, le tre prove scritte sono sostituite da una prova orale, che è requisito per l'ammissione alla seconda e tradizionale prova orale, quindi due orali, il primo dei quali sostitutivo dello scritto, che si articola in due momenti: una prima mezz'ora per l'esame del quesito individuale, con il codice, i codici alla mano, la possibilità di prendere degli appunti, quindi di riflettere, di prepararsi uno schema, di prepararsi per un'esposizione che poi interviene nella mezz'ora successiva. Dicevo, fondamentale la dimensione pratico-applicativa, perché non è, diciamo, un esame come quelli sostenuti all'università, in cui la domanda può essere una domanda meramente teorica o relativa a un istituto giuridico, che so, il dolo nel diritto penale, la causa del contratto nel diritto civile. Ecco, no, è una, diciamo, si ripropone nella forma del quesito un qualcosa di molto simile a quello che era la traccia della prova scritta tradizionale, quindi un caso concreto, diciamo una questione corredata da una serie di elementi descrittivi di una situazione come quella che si potrebbe presentare a un avvocato. Chi ha appunto esperienza professionale sa benissimo che nella vita, e lo vede anche da praticante, si presenta dall'avvocato un assistito che ha necessità di un parere su una certa vicenda e la racconta, no? Quindi si parte dal fatto, la centralità è data al fatto, come ipotetico caso prospettabile nell'esperienza professionale. A quel punto si tratta di capire quali sono i nodi problematici che emergono, quindi io lo sforzo che farei a tavolino, diciamo, in quella prima mezz'ora è leggere bene, capire, dare valore alle singole parole, perché mi stanno indicando questo elemento, questa circostanza e quell'altra. Evidentemente ci sarà un motivo, ecco, no? Magari c'è una data. Perché c'è una data? Magari perché c'è un termine che di prescrizione, ecco, cioè cercare di capire quali sono della realtà descritta gli elementi rilevanti ai fini del diritto, e quindi individuare i nodi problematici e prospettare, diciamo, individuare i nodi problematici, le questioni e una possibile soluzione. Quello che emerge dalle linee generali come criterio di valutazione dei candidati è che ad essere decisivo non è tanto il fatto di dare la risposta esatta, no? Ammesso che ve ne sia una, ecco, perché non sempre poi il diritto è una scienza esatta, no? Come mostrano anche gli stessi contrasti giurisprudenziali, ma è la capacità di risolvere i problemi, o meglio di prospettare possibili ragionevoli soluzioni ai problemi e di saperle argomentare. Quindi non è detto che la soluzione sia una, possono essere anche più soluzioni alternative, ma appunto la capacità è quella di individuarle e di prospettarle in modo argomentato, facendo riferimento alle norme e eventualmente agli orientamenti giurisprudenziali. Questa è la capacità, diciamo, l'oggetto vero, il cuore dell'esame, che è pensato proprio come esame di chi, avendo fatto la pratica, ha dimestichezza o dovrebbe avere dimestichezza con la capacità di risolvere problemi e quindi potrà anche nella discussione fare emergere la propria, diciamo, questa attitudine che ha acquisito anche durante la pratica. La seconda parte appunto dell'esame è la discussione, significa, diciamo, si crea una situazione simile a quella, se vogliamo, di un esame universitario, nel senso che la discussione implica anche la possibilità che chi ascolta l'interlocutore, cioè la commissione, possa fare delle domande, ma che sono domande evidentemente per guidare questa discussione e essere sicuri della, diciamo, della correttezza della risposta o comunque del ragionamento svolto dal candidato, oppure per approfondire un aspetto che si ritiene interessante. Quanto all'oggetto dei quesiti,
L'oggetto è per, diciamo, tratto dalla normativa di legge, dal decreto legge che disciplina l'esame, quest'anno, l'anno scorso, e che ha ripreso le formule della legge professionale, e cioè materia regolata dal codice penale e dal codice civile per quanto riguarda penale civile, e dal diritto amministrativo per quanto riguarda appunto il diritto amministrativo, che non ha un codice. Questo ha fatto sorgere, può far sorgere qualche dubbio sull'ambito, diciamo, dei libri coinvolti, soprattutto per quanto riguarda il codice civile. Allora, diciamo che il punto fermo è che sono escluse le leggi complementari, sia del codice civile sia del codice penale. Per quanto riguarda il diritto amministrativo, nelle linee generali trovate un'esemplificazione di leggi che poi sono quelle diciamo più ricorrenti anche nei prontuari, nei codici che ci si porta all'esame. Per quanto riguarda appunto il codice civile, l'indicazione è all'intero codice, ma diciamo non può che essere così nel momento in cui la norma di legge parla di codice civile nella sua interezza. Questo lo dico perché nell'esame passato c'era stata un'indicazione diciamo che aveva escluso alcuni libri, in particolare il quinto e il sesto. Quest'anno questa esclusione non c'è più, anche perché è, diciamo, cambiata la disciplina dell'esame sotto questo profilo. È un aspetto tecnico, ma ve lo dico per trasparenza, cioè le linee guida l'anno scorso sono state adottate dalla Commissione Centrale per Esame di Avvocato. Quest'anno il decreto legge prevedeva che venissero adottate con decreto ministeriale, sentita la Commissione. Quindi questa scelta, diciamo, adesso trattandosi di un'attuazione, un decreto ministeriale di attuazione di una norma di legge, è parso opportuno attuarla nel senso più, diciamo, aderente al testo della norma, che fa riferimento all'intero codice civile. Ecco, questo direi in termini generali. Il suggerimento che io posso dare, ecco, ai candidati è quello di fare affidamento sulla propria capacità, sulla propria preparazione, nel senso di non avere l'ansia di individuare la risposta giusta, ripeto, ma avere invece l'attenzione di leggere con estrema attenzione appunto il quesito, cercando di individuare dove sono i problemi e cercando di fare quello che deve fare un giurista, cioè individuare problemi e possibili soluzioni argomentandole. Questo direi che è il cuore dell'esame, che appunto vuole valorizzare la capacità di problem solving propria dell'avvocato. Per il resto, ecco, non posso far altro appunto che dare un in bocca al lupo a tutti. Lo sforzo è stato quello di ingegnarsi, lo sforzo della ministra Cartabia, che ha posto subito l'attenzione sull'esame di avvocato appena insediatasi al Ministero esattamente un anno fa, perché ieri era l'anniversario, diciamo, del primo anno del giuramento come Ministro della Giustizia. Si trattava dell'esame sessione 2020, si è trovata questa formula che, appunto, come sentivo confermato anche dall'intervento dell'avvocato Boccardi, ha avuto un accoglimento favorevole, generalmente favorevole, dopo naturalmente qualche incertezza iniziale. E l'andamento, appunto, i risultati sembrano effettivamente positivi. Tra l'altro, sottolineo a Milano in particolare, dove i numeri erano significativi da dover gestire, ma si sono conclusi, ecco, si è conclusa, diciamo, la sessione precedente, adesso siamo pronti a iniziare la prossima. Quindi grazie ancora a voi tutti e complimenti ancora per questa iniziativa. Grazie a lei, professore, grazie anche per aver dato l'indicazione su quelle che sono le materie, quindi i contorni delle materie sui quali verterà l'esame, e poi grazie per aver sottolineato naturalmente l'importanza del saper argomentare centrando i temi giuridici naturalmente di rilievo. Avvocato Guardamagna, io lascerei la parola a te
per il tuo intervento, perché so che sarà molto interessante. Ci dirà un po' come centrare il bersaglio, giusto? Prego, Dario. Grazie Paola. Sì, grazie. Grazie Paola e grazie professore per i chiarimenti che ha fornito. Cercheremo di portare un'esperienza, l'esperienza di questi ultimi anni a disposizione di coloro che ci stanno ascoltando, siano candidati esaminandi o commissari. Se si riescono a vedere le diapositive, mi farei aiutare dalle diapositive. Voi riuscite riuscite a vederle. Allora, partirei subito da una premessa, la complessità di questo esame. La complessità di questo esame è data dal fatto, quanto già il professor aveva accennato prima, che esistono ancora delle leggi che disciplinano l'esame d'avvocato che risalgono a un regio decreto del 33, che poi attraverso la riforma dell'ordinamento forense nel 2012 sono state modificate, hanno cambiato l'approccio all'esame d'avvocato, ma questa disposizione del 2012, anche a seguito della pandemia, non è mai entrata in vigore, perché questa disposizione del 2012 prevedeva che l'esame scritto fatto su tre prove, parere di civile, parere di penale e atto civile, penale o amministrativo, avrebbe dovuto essere sostenuto senza i codici commentati. Questo cosa dà diritto? Dà diritto a un'aspettativa che è quella, ma in futuro cosa succederà? Probabilmente non succederà e non ci si cambierà da quello che è l'indirizzo seguito ad oggi, perché l'indirizzo seguito oggi e questa forma di orale rafforzato ha portato ottimi risultati sotto il profilo del ragionamento. Difficile ritornare a scrivere su un foglio e su una carta, su un foglio bianco e sulla carta, è molto più facile per chi fa pratica tutti i giorni essere interrogato e esporre le proprie elaborazioni in forma orale. Certo, la necessità del foglio e della carta sta nel dover prendere degli appunti. Il professor Gatta ha richiamato che cosa? Ha richiamato delle linee guida che sono state pubblicate recentemente, il 9 febbraio. E sono state pubblicate come attraverso, come si diceva prima, un decreto ministeriale, quindi neanche più la Commissione Centrale di Roma, ma un vero e proprio provvedimento che proviene dal Ministero. Si trovano ormai su tutto il web, queste linee contengono le indicazioni per i commissari su come formulare i quesiti e per i candidati su come sostenere l'esame e quali sono i criteri che i commissari dovranno utilizzare per valutare i candidati. Il professor Gatta ci ha risolto un problema, è un dubbio che era sorto subito dopo il giorno di pubblicazione di queste linee guida, se per l'ambito civile anche il libro quinto e il libro sesto fossero o meno compresi nel programma. Visto quanto ci ha detto il professore oggi, possiamo metterci il cuore in pace, farcene una ragione, lo dico soprattutto nei confronti dei candidati, che anche la parte relativa al diritto societario e commerciale sarà oggetto di esame. E non dimentichiamoci che lo era già stato in passato. Mi ricordo quando preparavo il mio esame, che pochi anni prima del mio esame scritto era stata assegnata una traccia dove si parlava del diritto d'opzione. Diritto d'opzione non l'opzione del 1331 del codice civile, ma l'opzione del 2441 del codice commerciale, del diritto civile del libro quinto, ma con attinenza più commerciale. E allora si trattava di impugnare una delibera assembleare. Quindi gli oggetti collegati con quelle che possono essere le pratiche più spesso assegnate alle sezioni dell'impresa potranno essere oggetto di traccia d'esame. Andiamo veloce e cerchiamo di portare e dare un po' di contributo, soprattutto per i giovani che si avvicineranno a questa prova nei prossimi giorni. Non abbiamo ancora idea e indicazione su quando sarà fissata con precisione la data, però sono tre gli aspetti importanti. Dico la data per coloro che sono iscritti all'albo degli avvocati o sosterranno nella come albo degli avvocati di Milano, sosterranno l'esame interrogati da dei commissari della Corte d'Appello di Roma, perché Milano è stata abbinata quest'anno con Roma e voi sapete che la lettera è estratta dalla lettera L, mentre ad esempio la Corte d'Appello di Torino ha già indicato delle date d'esame e i candidati sanno già a quale commissione o sottocommissione sono stati assegnati e qual è il loro calendario. Questi tre suggerimenti tengono come importante tre aspetti fondamentali per il percorso di avvicinamento a questo esame di orale rafforzato, ma a tutti gli esami, che siano scritti o che siano orali. La gestione del tempo, la necessità di esercitarsi, perché il nostro è un lavoro che si impara più sul campo, ahimè, molte volte speriamo senza creare dei danni al cliente, ma che si impara più sul campo che non sui libri, e soprattutto la necessità di un continuo confronto tra colleghi e soprattutto il dialogo che può esserci, lo dico come professionista, con anche i giudici. Il tempo, sono poche cose da ricordare sul tempo, sono solo tre suggerimenti che vediamo sul tempo frutto della nostra esperienza. Il primo, la necessità di programmare la preparazione, di creare un tempo riservato
focalizzare, e qua capisco che ognuno ha mille altre cose da fare, ma in questo momento la priorità per i candidati è quella di superare l'esame, di programmare durante la giornata delle ore dedicate alla preparazione. E la cosa importante è che, ricordando un vecchio adagio, non è la quantità che premia, ma è la qualità del tempo che si dedica. Non è necessario studiare per infinite ore. La cosa importante, o l'aspetto importante della preparazione, è che quel tempo che viene dedicato deve essere tempo intenso. Il cellulare lo potremmo mettere da parte. Perché? Perché il cellulare è un elemento di grande distrazione. Anzi, dovremmo tenerlo fuori dalla stanza. Durante le riunioni, ormai in studio sanno che il cellulare non deve entrare in sala riunioni. Perché? Perché i bip o i continui solleciti che ti dà lo schermo che si illumina ti tolgono dall'attenzione. Basta poco tempo, purché questo tempo sia concentrato e sia condensato. La programmazione, ma soprattutto abituarsi a gestire quella mezz'ora, abituarsi a gestire il tempo che viene dato a disposizione del candidato per poter risolvere in mezz'ora un caso pratico. Questo è l'aspetto più importante che ritorna sulle esercitazioni. Le esercitazioni devono essere fatte su due profili. L'esercitazione deve essere fatta sull'appunto scritto, che, come diceva il professor Gatti, è qualcosa che si ha a disposizione in sede di dettatura della traccia e poi in sede di elaborazione della possibile soluzione al quesito che viene sottoposto al candidato, ma anche e soprattutto sulla capacità di gestire una telecamera da remoto. Ormai tutti i ragazzi, tutti i praticanti avvocati sanno come gestire una conference call in video, perché durante la pandemia ne siamo stati costretti a lavorare sotto questo profilo. Però a maggior ragione è difficile riuscire a immedesimarsi in un ruolo che molte volte non si ha, è quello di parlare a un simbolino che è contenuto in un computer portatile o in una telecamera. Il suggerimento che noi diamo ai ragazzi è che quando prendono e trascrivono la traccia lo facciano piegando in due il foglio che si portano o che viene messo a disposizione dalla cancelleria. Perché piegare in due il foglio? Perché da una parte trascrivono la traccia dell'elaborato e dall'altra, di fianco alla traccia, utilizzano quella parte in bianco per fare i primi appunti, non per risolvere, ma per individuare i primi appunti, le prime indicazioni che dalla lettura approfondita, come diceva il professor Gatta, della traccia possono avere come spunto per una soluzione concreta. E l'altro aspetto fondamentale in questo percorso di avvicinamento all'esame è il confronto che si ha non solamente con coloro che hanno già o che superato l'esame, ma soprattutto con coloro che stanno portando avanti l'esame e che stanno sostenendo l'esame insieme a te o tra commissari per la formulazione dei quesiti. L'aspetto più interessante di questo mestiere è quello, come diceva il professor Gatta, che non esiste sempre la destra o la sinistra, il bianco o il nero, ma che attraverso un confronto e un ragionamento si riesce a trovare una soluzione che possa essere la soluzione migliore. Il candidato deve imparare a parlare, dialogare, confrontare, sostenere delle ragioni che possono essere anche differenti. Non dimentichiamoci che si arriva in sezioni unite perché la stessa giurisprudenza della Cassazione molte volte ha un atteggiamento o un approccio differente. Questo vuol dire che il confronto è la vera arma di crescita dei giovani praticanti avvocati. Confronto che può essere tra di loro o con il proprio dominus o anche con eventuali altri soggetti che hanno già sostenuto l'esame, quindi giovani laureati. Chiudo. Abbiamo, in questo periodo di formazione, abbiamo raccolto delle indicazioni per la prova di orale rafforzato, che crediamo che possa essere poi il futuro dell'esame per l'accesso alla professione. Sono tre, anche qua, piccole pillole di, non dico saggezza, ma frutto dell'esperienza maturata dai ragazzi e maturata dai docenti. Questi tre elementi che già in parte il professor Gatta ha messo in evidenza possono essere considerate e riassunte sotto tre parole: comprensione, soluzione e esposizione. Questi sono i tre elementi in forza dei quali verrete o sarete valutati, verrete giudicati e sarete valutati. Lo vale ed è un passaggio che può essere utile per tutti. La comprensione, perché? Perché se non si capisce di che cosa si sta parlando, se non si ha il film della traccia, se non si hanno ben chiari i fatti, le date e i soggetti, difficilmente si riuscirà ad arrivare a una soluzione. Quanti hanno
frainteso o sostituito il proprio cliente, dando quindi una soluzione totalmente diversa. Quanti ne sono accorti che una determinata azione in ambito extra contrattuale era prescritta e quindi doveva essere proposta in ambito contrattuale? Quanti non sanno che l'istituto del responsabilità da contatto sociale qualificato è qualcosa di frutto giurisprudenziale creato soprattutto per estendere i termini di prescrizione, che altrimenti sarebbero stati di 5 anni in un contesto dove col contatto sociale sono stati portati a 10. Il secondo passaggio sulla comprensione è quello, nel foglio, nella parte bianca del foglio piegato a due, già appuntare quali sono gli istituti rilevanti, sottolineare la traccia che vi viene dettata. Non è che la traccia che viene dettata e trascritta dal candidato deve rimanere in bianco. La traccia deve essere come un manuale di scuola, come un manuale di studio. Sottolineatela, evidenziatela, mettete in luce quali sono gli istituti sottesi alla fattispecie e utilizzate questi istituti per approfondire e per esporli durante l'interrogazione, perché la cosa più importante, ed è questo l'aspetto delicato che crea molta confusione, è andare a cogliere subito il quesito in concreto, che è nulla a che vedere con l'aspetto ulteriore che poi vedremo, che è la problematica. La difficoltà che si ha nelle prime volte è che si pensa che la soluzione avvenga attraverso un'indagine approfondita. La soluzione è dare una risposta al quesito. Il cliente Tizio che si rivolge al legale ha diritto o non ha diritto al risarcimento dei danni? Tizio che si rivolge al legale è inadempiente o non è inadempiente a un contratto preliminare? È molto semplice, il quesito è già nella traccia, la problematica giuridica è invece qualcosa che viene dopo. Perché? Perché per poter dare soluzione, quindi dare una risposta a quel quesito, va evidenziata qual è la problematica giuridica, il dubbio che sta alla base della risposta. Tizio ha diritto al risarcimento dei danni o Tizio non ha diritto al risarcimento dei danni, o Tizio ha diritto solo al risarcimento dei danni patrimoniali e non a quelli non patrimoniali. Questo è l'aspetto della problematica giuridica, è l'aspetto dell'approfondimento, un approfondimento che deve essere svolto in pochissimo tempo, e qua l'esercizio e il confronto sono l'utile strumento che aiutano i candidati nell'individuare, dopo aver sottolineato il quesito che si trova nella traccia, ad individuare qual è la problematica giuridica da risolvere. E come la risolvo? La devo risolvere utilizzando cosa? Utilizzando il ragionamento molte volte, utilizzando le conoscenze di base, ma dando una motivazione. Se le risposte sono alternative, come diceva il professor Gatta, e come è contenuto nelle indicazioni che sono state pubblicate il 9 febbraio, se le soluzioni sono alternative, comunicatelo alla Commissione. Condividete con la Commissione i vostri dubbi, dimostrate di aver ragionato sopra quella traccia, dimostrate di essere in grado di poter sviluppare un ragionamento logico che ha una base giuridica e che da ultimo è sostenuto e sorretto anche dalla giurisprudenza. Perché? Perché oggi il codice può essere semplice, ma può essere portato in aula durante l'interrogazione un codice commentato con la sola giurisprudenza. Non cadiamo nell'errore di dire che ho trovato quella soluzione perché lo dice quella Cassazione. No, l'impostazione che deve essere data: ho trovato questa soluzione per queste ragioni e la soluzione che ho dato è sorretta anche dagli indirizzi giurisprudenziali più recenti. Questo è l'aspetto e il processo logico che deve seguire un candidato. Abbiamo detto comprensione della traccia, soluzione e infine l'ultima e più delicata è l'esposizione. L'esposizione che deve essere basata su uno scritto, gli appunti, ma sulla capacità di dialettica orale. Quindi si abbinano i due passaggi, lo scritto per quanto riguarda la capacità di sintesi, di prendere gli aspetti importanti, e la capacità orale di esporli, seguendo una scaletta. Il suggerimento che abbiamo dato ai nostri giovani praticanti che hanno seguito il corso del Consiglio dell'Ordine era quello di, dopo aver sottolineato le parti importanti della traccia, dopo aver individuato gli istituti, dopo aver dato atto di qual è la problematica e della soluzione, predisporre uno schema da seguire per punti, uno schema da seguire nella propria esposizione. Quindi l'esposizione abbiamo detto che deve essere prima di tutto scritta e poi orale, si può sempre andare a braccio. Le linee guida ci dicono che deve essere semplice e chiara, meglio dire poco che non troppo andandosi a annodare su se stessi. Semplicità e chiarezza sono elementi fondamentali di un avvocato. Guardate che è molto più facile complicare gli aspetti giuridici che non tenerli semplici e chiari. È molto più facile aggiungere che non togliere e individuare qual è l'aspetto da focalizzare.
sono pochi coloro che hanno la capacità di sintesi, eh? E per questo è anche il motivo per cui assume una certa rilevanza la forma. Quindi, ritornando a noi, nel processo di avvicinamento abbiamo una necessità di programmare il lavoro, di fare degli esercizi, ma soprattutto di confrontarci con coloro che l'hanno già sostenuto questo esame o che sono già avvocati. Quando sono davanti all'esame, quando sono seduto per l'esame, quindi quando faccio le mie esercitazioni, l'aspetto più importante è comprendere la traccia, individuare il quesito, andare a risolvere la problematica giuridica e poi di essere in grado di esporre in modo semplice e chiaro qual è la soluzione alla quale si è giunti e qual è soprattutto la motivazione che sorregge la soluzione concreta alla quale si è giunti. Questo lo dico perché, e voglio chiudere sempre con qualche cosa che aiuti a sorridere, qualche cosa che ci permetta di pensare a quello che può essere il nostro domani. Io molte volte mi sono trovato in difficoltà con dei clienti che mi dicono: ma scusi avvocato, lei per 20 minuti del suo tempo chiede una parcella di questo rilievo? Sì, così come in 30 minuti lei è in grado di risolvere un caso? Sì, ma sapete perché io in 30 minuti, io? Perché noi siamo in grado di risolvere un caso in 30 minuti, perché se noi facciamo un lavoro in 30 minuti e lo risolviamo, è perché sono 10 anni e forse anche di più che ci stiamo dentro questo lavoro. Questo non vuol dire che deve essere screditato il lavoro di chi riesce in 30 minuti a dare la soluzione, ma vuol dire che indubbio che per i giovani candidati che si avvicinano a sostenere l'esame, 30 minuti sono una cosa difficilissima da gestire. Per chi invece un po' più di anni di lavoro ne ha, quei 30 minuti probabilmente sono più divertenti che altro. Lo stesso vale per tutti noi. Dobbiamo cercare di mettere a frutto l'esperienza che abbiamo fatto. E ricordatevi, senza lavoro, senza, non dico sacrificio, ma senza approfondimento, difficilmente si riesce a superare questa prova. Io vi ringrazio ancora. Passo la parola a Paola, che credo che passi la palla al collega Barelli per la simulazione in ambito penale. Grazie Davide, chiaro, sintetico, preciso, diciamo che in meno di 30 minuti hai fatto il tuo lavoro, però è proprio così, l'importanza della scaletta. In realtà questo esame ripropone quella che è l'attività che noi svolgiamo tutti i giorni nelle aule, quando improvvisamente dobbiamo fare una discussione, abbiamo bisogno di una scaletta perché così non perdiamo più del discorso, ma poi dobbiamo saper parlare e dobbiamo centrare l'obiettivo e anche aver chiaro la nostra finalità. Bene. Io vi anticipo che non potrò, purtroppo, perché ho un'udienza, appunto, dove fare il mio lavoro in più di 30 minuti a breve avanti al Tribunale di Milano, e quindi dovrò abbandonare questa sede, però lascio volentieri a Barelli, all'avvocato Barelli, naturalmente la conduzione di questo prova degli esami, di questo candidato penalista, d'accordo? Lascio la parola quindi anche a Ferdinando Amman, dottor Ferdinando Amman, per la prova pratica penale, e poi riguarderò questa prova pratica indifferita successivamente. Grazie ancora, buon lavoro a tutti. Daniele, la parola a te. Grazie. Grazie Paola, grazie anche a Davide. Sarò sintetico, non voglio rubare tempo alla praticità di questa prova. Richiamo tutte le osservazioni che brillantemente ha condotto Davide nell'aiuto ai futuri candidati, ma anche che si avvicina a questo nuovo esame, che noi come scuola abbiamo affrontato già in due corsi, quindi abbiamo già visto se anche aspetti critici, siamo sentiti anche, abbiamo voluto dare un contributo pratico anche alla preparazione dei futuri candidati. Io aggiungo solo una brevissima considerazione e non vi tedio oltre, perché ripeto, i miei brillanti chi mi ha preceduto ha già centrato tutte le problematiche. Faccio una piccola premessa per quello che riguarda la parte di penale, che è quella che mi occupa, che mi vede ovviamente seguire da vicino i ragazzi. Partiamo sempre da un presupposto, è già stato detto, ma qui dobbiamo svolgere la funzione di avvocato, e in special modo la funzione dell'avvocato penalista è concentrata su dare una risposta al cliente. Attenzione, perché le risposte al cliente stanno a significare che è una risposta sulle possibili conseguenze penali della sua condotta, che è sottoposta a una serie di variabili che non dobbiamo essere noi a risolvere. Quindi in ogni caso dobbiamo dare una risposta, come è stato detto, affrontando tutte le tematiche che la traccia ci dà e dando le possibili scelte e le possibili conseguenze delle condotte
al nostro cliente, considerando sempre il fatto che non siamo competenti noi a esercitare l'azione penale, ma è la Procura della Repubblica a fare le contestazioni, quindi non, e che nel nostro parere, nelle quelle che sono le tematiche che andiamo ad affrontare, non diamo sentenze, perché le sentenze non appartengono alla nostra professione, ma diamo una assistenza, che è assistenza di carattere generale rispetto alle problematiche e quindi alle possibili conseguenze penali della condotta e anche alle possibili scelte processuali, perché questo è un tema importante che sia pur, diciamo, secondario nella centralità della tematica sostanziale, deve essere comunque affrontato dal candidato per dare comunque una giusta risposta, anche perché quando il cliente, e questa è la funzione di questo esame, quando il cliente chiede un parere, vuole ricevere una risposta sia rispetto alle conseguenze, ma anche sulle possibili scenari processuali che la sua condotta potrebbe avere. Tornando invece alla prova che oggi ci occupa, abbiamo pensato di riproporre con le tematiche, con le tempistiche che sono proprie della prova d'esame, una questione, quindi una tematica di penale, che il candidato ovviamente ha avuto in via anticipata, questo più che altro perché ovviamente avrebbe dovuto far attendere la mezz'ora canonica per lo studio, che non vogliamo fare ovviamente in questa sede, perché qui vogliamo affrontare degli aspetti concreti e vedere poi concretamente come si svolge la trattazione, e quindi a questo sarà il contributo che fornirà il nostro candidato, il nostro futuro candidato, e pertanto ci addentreremo poi chiaramente nell'esposizione orale. E dopodiché la commenteremo eventualmente per quanto riguarda gli aspetti che le eventuali criticità o eventualmente gli aspetti che la trattazione ha avuto in senso positivo e in senso negativo, e dopodiché eventualmente valuteremo anche gli aspetti processuali se trattati dal candidato. Io adesso chiedo alla regia appunto di mettere in visione la traccia che verrà sottoposta al candidato, che io poi andrò a leggere. Come avviene nella sede d'esame, la lettura della traccia, vi è una doppia lettura della traccia da parte del Presidente della Commissione, e dopodiché dalla seconda lettura della traccia, che ovviamente viene scritta dal candidato, inizia la fase dello studio. Noi leggeremo la traccia e io poi salterò chiaramente la fase dello studio, la mezz'ora di studio, e darò la parola al candidato per la sua esposizione orale, che ovviamente dovrà stare nei termini della mezz'ora totale per quanto riguarda sia la fase dell'esposizione sia la fase dell'eventuale dibattito con la commissione. Tempo che non è certamente vincolante, nel senso che non è vincolante per il candidato esporre per 30 minuti, è la commissione che valuta la congruità dell'esposizione e la competenza e la completezza degli argomenti trattati. Allora, la traccia che viene sottoposta oggi e che è stata sottoposta oggi al nostro candidato è la seguente. Tizio e Caia si uniscono in matrimonio. Nei periodi successivi all'inizio del loro rapporto matrimoniale, Tizio manifesta forme ossessive di gelosia. In particolare, invia ripetuti messaggi alla moglie in diversi momenti della giornata, anche a mezzo di videochiamata, per controllare che la stessa non si trovi in compagnia di altra persona. Minaccia ripetutamente di ammazzare lei e suo amante in caso di scoprisse nell'atto di tradirlo. Sottopone la stessa a continui interrogatori al rientro della giornata lavorativa ed in genere ogni qualvolta la stessa lascia la propria abitazione coniugale. Obbliga la stessa ad essere geolocalizzata a mezzo cellulare quando non si trova direttamente sotto suo controllo. Ispeziona fisicamente la moglie e i suoi indumenti alla ricerca di possibili tracce del tradimento. Caia, dopo oltre un anno dall'inizio della convivenza, nonostante le numerose rassicurazioni date, non riusciva a far cessare tale morbosa gelosia che si intrinsecava in tutti i comportamenti sopra descritti e pertanto decideva di interrompere la relazione coniugale abbandonando la casa. Dopo alcune settimane, Tizio veniva convocato dalla competente autorità di pubblica sicurezza ed invitato a nominare un difensore in quanto era stato disposto dal pubblico ministero competente il sequestro del telefono cellulare a lui in uso, in relazione a un procedimento penale a carico dello stesso, per il quale veniva invitato a leggere domicilio e nominare un difensore di fiducia. Tizio si rivolge ad un legale per avere un parere sulle eventuali conseguenze penali della sua condotta. Do pertanto la parola al candidato che ha facoltà di esporre parere orale rafforzato sull'argomento che gli è stato sottoposto. Buongiorno a tutti, grazie Avvocato. Volevo ringraziare anche preliminarmente tutti i relatori, il professor Gatta, il nostro vicepresidente l'Avvocato Boccardi e tutti i docenti della scuola forense che ci hanno accompagnato, ci stanno accompagnando nel corso della preparazione di questo esame. Allora, dunque,
La traccia in analisi ci richiede di analizzare le condotte poste in essere da Tizio nei confronti della propria coniuge Caia per valutare eventuali conseguenze penali e quindi la rilevanza penale di queste condotte. Da una prima lettura del testo emergono una serie di condotte differenti tra loro, in particolare 5 condotte: l'invio di numerosi messaggi e di videochiamate, le minacce di morte, gli interrogatori, le ispezioni, la geolocalizzazione che veniva posta in essere per controllare appunto il proprio coniuge, e tutte queste condotte erano motivate dalla ossessiva gelosia che Tizio nutriva nei confronti del proprio coniuge. Ora, a fronte di queste condotte poste in essere da Tizio, si potrebbe effettuare una valutazione sulle singole condotte, quindi valutare la rilevanza penale delle singole condotte. Tuttavia risulta più opportuno valutare lo schema generale, complessivo di queste condotte, che possono essere ricondotte e comprese tutte all'interno di due fattispecie sostanzialmente previste e punite dal nostro codice penale. In riferimento in particolare è all'articolo 572, ovvero i maltrattamenti posti in essere contro i familiari o i conviventi, e l'articolo 612 bis del codice penale, ovvero gli atti persecutori, anche definiti con un termine inglese stalking. Ora, queste due fattispecie potrebbero sembrare apparentemente sovrapponibili tra loro, poiché presentano alcuni caratteri similari, ma a seguito di una disamina specifica delle stesse sarà possibile valutare l'eventuale contestabilità dell'una o dell'altra in capo a Tizio per le condotte poste in essere nei confronti di Caia. Dunque, partendo dall'analisi dell'articolo 572, quindi maltrattamenti contro i familiari e conviventi, possiamo sin da subito notare come questa norma sia stata oggetto di numerose modifiche nell'arco degli ultimi 10 anni, modifiche che sono sempre state indirizzate a aggravare tendenzialmente questa fattispecie, che nella sua primo comma esplicita come chiunque ponga in essere dei maltrattamenti, quindi chiunque maltratti i familiari, i conviventi o una serie di soggetti anche elencati dal primo comma, che tuttavia nel caso di specie non rilevano, sia punito con una pena della reclusione compresa nell'arco edittale dai 3 ai 7 anni. Ora, come dicevo, nell'arco degli ultimi 10 anni sono state effettuate numerose modifiche legislative a questo articolo e sono state integrate una serie di aggravanti specifiche che riguardano il fatto che questi maltrattamenti vengano posti in essere nei confronti di soggetti minori, e questa circostanza aggrava ulteriormente il reato e aumenta il quadro edittale di pena fino alla metà. O allo stesso modo vengono posti in essere questi maltrattamenti nei confronti di donne incinta, quindi comunque nell'ambito di soggetti deboli. Ulteriori aggravanti specifiche per l'articolo 572 sono previste per il caso in cui dai maltrattamenti derivi l'evento lesioni o addirittura l'evento morte. Tuttavia non rientra nel caso in analisi questa circostanza. L'articolo 572 dunque prevede un elemento oggettivo che è rinvenibile anche in forza del principio di materialità, uno dei principi cardine del diritto penale, nel porre in essere condotte che quindi mirino a maltrattare, che maltrattino, un termine molto ampio quello del maltrattare, su cui la dottrina e la giurisprudenza sono espresse in numerosissime occasioni e numerosi sono i contrasti in merito alla definizione da porre a questo termine. Tuttavia gli orientamenti più solidi e più costanti definiscono questo maltrattamento, queste azioni di maltrattamento come delle manifestazioni di aggressività che abbiano dei caratteri di costanza, di reiterazione, quindi manifestazioni di aggressività che possono esplicitarsi anche in atti semplicemente assillanti o prevaricatori nei confronti della persona offesa. Ora, analizzato l'elemento oggettivo che quindi caratterizza la possibilità di punire un soggetto per quanto previsto l'articolo 572, è opportuno valutare anche l'elemento soggettivo idoneo a garantire la punibilità di un soggetto agente in un caso del genere. L'elemento soggettivo richiesto per la punibilità di questa norma è il dolo generico. Infatti, in questo senso, è necessaria la consapevolezza, la volontà e dunque anche la rappresentazione del soggetto agente di agire nella prevaricazione del soggetto offeso, della persona offesa dal reato. Dunque, questi elementi sembrerebbero appunto definire l'articolo 572 in maniera
similare all'articolo 612, del quale adesso provvederemo ad esaminare gli stessi elementi oggettivi e soggettivi. Un ulteriore elemento rilevante da sottolineare è il fatto che l'articolo 572 è situato all'interno del titolo undicesimo, quindi anche a livello di bene giuridico tutelato e all'interno, diciamo, dell'argomento trattato, siamo all'interno dei delitti contro la famiglia. È un delitto definito abituale perché per l'appunto prevede una serie di una reiterazione di condotte e non sussiste nel caso di una singola condotta, che invece potrebbe comportare la contestazione di altri reati, come ad esempio la violenza privata, ovvero la minaccia, che sono dei reati che, come si suol dire, vengono assorbiti dall'articolo 572. Ora, spostando invece l'attenzione sull'articolo 612 bis, che è sicuramente un altro articolo da considerare in un caso del genere, perché presenta, come dicevamo inizialmente, dei caratteri astrattamente sovrapponibili. Infatti, l'articolo 612 bis, che è stato rubricato come atti persecutori, è anch'esso un reato abituale, un reato addirittura definito necessariamente abituale, perché per l'appunto non è sufficiente per contestarlo una singola condotta, ma sono necessarie una pluralità di condotte reiterate nel tempo. Non solo. L'articolo 612 bis presenta una serie di particolarità. La prima fondamentale particolarità che lo distingue dall'articolo 572 è proprio la clausola di sussidiarietà con il quale questo articolo esordisce. Infatti è prevista la possibilità di punire un soggetto che minacci o molesti, quindi anche a livello lessicale c'è già una differenza tra il maltrattare, previsto nell'articolo 572, e il minacciare o molestare, che anche sembrano termini simili, ma anche in questo senso dottrina e giurisprudenza si sono espressi più volte per dirimere questa astratta sovrapponibilità. Ecco, dunque, dicevamo, la clausola di sussidiarietà con cui esordisce l'articolo 612 bis, ovvero il fatto che, salvo che le condotte non costituiscano un più grave reato, allora è punibile chi minaccia o molesta. Ecco, per valutare quindi l'applicabilità di questa clausola di sussidiarietà e dunque la gravità del reato contestabile o contestato, è opportuno fare riferimento alla cornice di pena edittale prevista per i reati. Il riferimento ovviamente alle fattispecie base, non quelle aggravate previste dai commi successivi, possiamo facilmente individuare una pena, come dicevamo inizialmente, compresa tra i 3 e i 7 anni di reclusione per l'articolo 572, e una pena invece lievemente inferiore, compresa tra un anno e 6 mesi, fino a un massimo di 6 anni e 6 mesi, per invece quanto riguarda l'articolo 612 bis. Ora, questa sovrapponibilità astratta tra questi due articoli è rinvenibile in particolare con riferimento all'articolo 612 bis, comma 2. Infatti il comma 2 dell'articolo 612 bis prevede un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui questi atti persecutori vengano posti in essere nei confronti del coniuge, come nel caso di specie, o del soggetto con cui si è condiviso un legame affettivo o si condivide un legame affettivo. Dunque, sembrerebbe sovrapponibile questa fattispecie a quella dell'articolo 572, ma come dicevamo, proprio per l'attivazione di questa clausola di sussidiarietà, bisognerà considerare come più grave l'articolo 572 in quanto quadro di tale pena è superiore e dunque ritenere maggiormente ipotizzabile una contestazione ai sensi di quest'ultimo piuttosto che ai sensi dell'articolo 612 bis. L'articolo 612 bis, per concludere un quadro su questo istituto, prevede un'ulteriore serie di elementi che lo caratterizzano, tra i quali rientrano anche gli eventi che devono essere necessariamente legati alla reiterazione delle condotte di cui parlavamo prima, ovvero la reiterazione di condotte minacciose e moleste devono essere necessariamente legate anche alla previsione di correlati effetti psichici e psicologici subiti dalla persona offesa. Infatti è prevista anche la presenza di un evento dannoso, infatti si parla anche di un reato di danno quando si definisce l'articolo 612 bis. L'evento dannoso in questo caso ovviamente si verifica in capo alla persona offesa e quando lo si definisce come un evento dannoso psicologico si fa riferimento al fatto che si ingeneri in questo soggetto un perdurante stato di ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità, quindi di subire un danno ingiusto verso se stessi o verso un proprio caro, una persona vicina a sé, verso terzi, ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita. In presenza dunque di uno di questi tre danni si potrà parlare appunto di un danno subito dalla persona offesa e quindi un criterio di configurabilità
fondamentale, oggettivo dell'articolo 612 bis prenderà forma. Ora, il quesito pone, oltre a una serie di questioni che abbiamo appena disaminato a livello sostanziale, anche alcuni spunti procedurali. Spunti procedurali che sorgono e nascono proprio dal sequestro che viene disposto dall'autorità procedente nei confronti di Tizio. Sequestro che vede come oggetto il cellulare, cellulare che si può presupporre che sia lo stesso strumento, lo stesso medesimo telefono che sia stato utilizzato da Tizio per inviare messaggi, per geolocalizzare, per videochiamare, e quindi che si tratti di un corpo del reato o comunque un oggetto pertinente al reato, quindi comunque un oggetto sul quale l'autorità procedente ha interesse a valutare eventuali indizi di colpevolezza, a carico o a discarico anche di Tizio, per successivamente muovere contro di questo una contestazione, come dicevamo, ipoteticamente riferibile all'articolo 572. Ora, il sequestro appunto rientra tra quegli istituti tipici definiti come mezzi di ricerca della prova, che sono esperibili, diciamo, durante la fase delle indagini preliminari, fase all'interno della quale ci troviamo in forza di questa narrazione, appunto, che ci racconta come sia stato disposto dopo alcune settimane questo sequestro. Ora, siamo in una fase di indagini preliminari, quindi ci troviamo all'inizio di un procedimento. Proprio in tema di procedimento è interessante analizzare un'ulteriore differenza tra i due articoli di cui parlavamo, ovvero il 572 e il 612 bis del codice penale. Mi sto riferendo alla procedibilità di questi due reati. Infatti, la differenza di bene giuridico tutelato, l'opportunità di tutelare i cosiddetti soggetti deboli, che per inciso sono una fascia di soggetti per i quali sono state predisposte una serie di norme, anche recentemente aggiornate dal cosiddetto codice rosso, che mirano a difendere sostanzialmente i soggetti più deboli della società e da una serie di reati che spesso sono reati contro la persona, perché all'interno di questo codice rosso rientrano questi due reati, ma anche i reati ad esempio di violenza sessuale. Sono dei reati contro la persona che quindi offendono l'integrità fisica o la libertà morale della persona, come nel caso del 612 bis, e che svolgono lo sguardo anche in qualche modo a una normativa di più ampio respiro, una normativa europea, come è stato confermato anche da una recentissima sezione unite, la 1522 del 2016, che parla appunto di violenza di genere nei casi come questi, che è risultante da disposizione anche di diritto internazionale. Ora, tornando al discorso della procedibilità, appunto, l'opportunità che il legislatore dà di procedere d'ufficio o semplicemente su querela è subordinata anche all'individuazione del comma e quindi dell'aggravante specifico di queste due norme. In generale, possiamo comunque dire che l'articolo 572, proprio per il tipo di tutela che tende a garantire, è procedibile d'ufficio, mentre l'articolo 612 bis è procedibile a querela per quanto riguarda il primo comma, fattispecie per così dire base, e il secondo comma, la fattispecie che stavamo analizzando poc'anzi in riferimento alla strata sovrapponibilità col 572, mentre invece si trasmuta in una procedibilità d'ufficio nei casi in cui è aggravato ai sensi del comma 3 o comma 4 successivi dell'articolo 612. Quindi anche questo è un elemento procedurale che va comunque considerato, perché ovviamente nel caso di riqualificazione di un'eventuale contestazione ovviamente sarà fondamentale anche verificare che vi sia stata una querela, anche perché la querela nell'articolo 612 bis è prevista, la remissione di questa querela è particolare, non è per così dire comune, perché è prevista solo a livello processuale. Ora, un'ultimissima considerazione che si può fare a livello procedurale è quella relativa al termine di questa fase. Dicevamo che ci troviamo in questo momento presumibilmente all'inizio delle indagini preliminari, una fase in cui ancora il pubblico ministero, l'ufficio del pubblico ministero sta ricercando delle prove a carico o a discarico e quindi astrattamente, in maniera molto preliminare, si può anche sottolineare come al termine di queste indagini seguirà necessariamente un avviso di chiusura di queste indagini, previsto e regolato dall'articolo 415 bis del codice di procedura penale, avviso che nel caso di specie è interessante sottolineare che verrà notificato, qualora vengano contestati appunto questi due reati, anche alla persona offesa, ovvero ovviamente al difensore della persona offesa.
proprio sempre per il discorso che facevamo poc'anzi del tutelare questi soggetti deboli e dunque tutelarli anche mediante la notifica di questo atto, che garantisce la cosiddetta discovery sicuramente all'indagato, che diventerà poi successivamente eventualmente un imputato, e al contempo anche alla persona offesa. A livello procedurale, dunque, alla fine di questa fase si potrebbero ipotizzare una serie di vie, ma allo Stato sarebbe preliminare sbilanciarsi con delle strategie, anche se già ipotizzando la contestazione o del 572 o del 612 bis, possiamo escludere, per esempio, il patteggiamento per i limiti di pena che sono previsti per l'applicazione, quindi mi riferisco all'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena su accordo delle parti, che prevede un limite di pena di 5 anni, quindi in nessuno dei due casi sarebbe applicabile. Sarebbe applicabile, se pensiamo a un rito premiale, un rito abbreviato, che garantirebbe nel caso dei delitti un sconto di pena fino a un terzo. Sarebbe anche possibile suggerire, in questo caso a tizio, sempre in maniera molto preliminare, di porre in essere condotte riparatorie, atteggiamenti collaborativi o comunque tutto quello che in un secondo momento, qualora dovesse essere quest'ultimo rinviato a giudizio, potrebbe garantirgli l'applicazione di attenuanti generiche, ovvero specifiche. Direi che non interloquisco con lo stesso, nel senso che proprio per le ragioni che sono proprie di questa simulazione che abbiamo fatto, la preparazione di Ferdinando al quesito è stata a risposta ai requisiti che noi riteniamo sufficienti per il superamento dell'esame. Finisco il mio intervento semplicemente richiamando quelle che sono poi le linee generali che abbiamo affrontato, che Ferdinando ha affrontato anche nella trattazione del quesito. Quindi è importante affrontare e leggere attentamente la traccia e anche nell'esposizione dare contezza di aver centrato le problematiche e a rianalizzare, quindi riesporre la traccia per centrare le problematiche che la traccia ci dà da affrontare e a cui dobbiamo rispondere, perché questo è un po' lo schema che noi dicevamo prima, che abbiamo richiamato, di lavoro che devono avere i candidati, quindi uno schema preciso che parte certamente dal tema che viene posto. Dopo aver chiaramente affrontato e rianalizzato la traccia, bisogna poi fare riferimento agli istituti di riferimento che eventualmente nel caso di specie potrebbero ricorrere, come è stato giustamente evidenziato da Ferdinando, sono stati nel caso di specie il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di atti persecutori. Dopodiché, chiaramente, affrontando le due fattispecie, le si deve analizzare più in generale in riferimento all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo, e quindi fare un'analisi più generale dei due istituti per poi attualizzarli e diciamo ricondurli al caso che ci occupa, e quindi ricollegare i due istituti di riferimento che vengono citati nella parte di carattere generale e sostanziale al caso di specie che ci viene occupato. Ecco che poi la sintesi di questa problematica, che ripeto non deve essere mai una sintesi risolutiva completamente, perché la risoluzione poi spetterà chiaramente al giudice, e poi abbiamo giustamente evidenziato Ferdinando che ci troviamo in una fase che è ancora preliminare anche all'esercizio dell'azione penale, pertanto qualsiasi considerazione sarebbe ultronea, almeno adesso, perché non siamo né in sede dibattimentale né in sede di discussione, quindi non stiamo già tirando delle fila di un discorso che in realtà è in itinere, quindi anche il materiale probatorio si starà formando, quindi qualsiasi anticipazione sarebbe secondo me in questo momento prematura circa le scelte e anche in generale, però correttamente dico io, e certamente questo è un aspetto molto importante, perché tenete presente che la esposizione è sostanzialmente non viene interrotta quasi mai dalla commissione, se non per guidarla, nel senso che in questo caso la commissione vuole conoscere come il candidato affronta la problematica e come quali sono le soluzioni che il candidato propone. Quindi non è un esame orale come viene fatto nella seconda prova, in cui c'è un'interlocuzione. In questo caso c'è un'esposizione, c'è una risposta che il candidato, nel tempo che ha avuto a disposizione per studiare, dà alla commissione, e la commissione valuterà chiaramente se questa risposta è esaustiva o meno. Esaustiva sotto una serie di punti di vista, non solo per la soluzione prospettata, ma per quanto riguarda la forma dell'esposizione, per quanto riguarda gli istituti trattati, per quanto riguarda la profondità delle argomentazioni trattate e soprattutto per quanto riguarda anche i riferimenti anche pratici dati nella risoluzione della tematica.
Questo perché, e da ultimo, come abbiamo detto prima, anche gli aspetti procedurali che sono richiesti e vengono richiesti, che in un parere che normalmente viene dato. E questo poi formerà la valutazione da parte della Commissione. Non è un'interlocuzione, e la Commissione interverrà certamente se la piega che ha preso questa o l'assenza di contraddizione, nel senso che se chiaramente il candidato non risponde, è chiaro che in questo caso interverranno poi i soggetti che sono preposti al controllo e quindi la Commissione stessa. Quindi io ho terminato la mia prova, la nostra prova, perché io sono stato semplicemente un semplice spettatore, ho coadiuvato la prova di Ferdinando, che peraltro ringrazio per aver partecipato alla prova e aver fornito questo valido contributo. Speriamo di avervi dato un aiuto certamente con un profilo pratico, e do la parola al collega ed amico Fabio Iudica per la simulazione di civile. A te, Fabio. Grazie Daniele, ringraziamo l'avvocato Barelli, entriamo subito nella simulazione di civile. Solo due parole prima di iniziare a leggervi la traccia. Per quanto riguarda la candidata, la dottoressa Nicoletta Catanzaro, due indicazioni. Si tratta ovviamente di una traccia che la candidata ha già studiato, ma ha studiato soltanto con l'aiuto di un codice commentato, il codice commentato di civile e del codice commentato di procedura civile, ed è poi del normale codice. Quindi no, ovviamente questo per rendere più verosimile, ma è chiaro che abbiamo dovuto necessariamente preparare la traccia. Direi a questo punto di, ovviamente durante la sua esposizione potrà contare soltanto sugli appunti che ha già redatto. Direi di passare immediatamente a leggere la traccia. Sarà una lettura un pochino più esplicativa, nel senso, visto che non avete 30 minuti per poterla studiare. Allora, traccia di diritto civile. Giovanna, proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare nel condominio giallo, chiede a Lodovica, portiera del suddetto condominio, di aiutarla a riparare una perdita nella sua abitazione. Durante le riparazioni, tra le due scaturiva una colluttazione e Giovanna subiva gravi lesioni. Pertanto citava il condominio in quanto datore di lavoro di Lodovica, al fine di ottenere un risarcimento per i danni causati da quest'ultima. Assunte le vesti del legale del condominio, il candidato esponga parere motivato e indichi l'atto più idoneo da redigere. Nella esposizione, quindi ve la lascio un secondo per rileggerla, anzi consiglio a tutti di fare una fotografia per poterci seguire, seguiremo lo schema che l'avvocato Guardamagna ci ha già dato e che il praticante di diritto penale ha già illustrato, e quindi a questo punto non voglio perdere tempo ma lascio immediatamente la parola a Nicoletta. Grazie Nicoletta per l'esposizione della traccia. Grazie, mi vedete, mi sentite tutti bene? La vediamo e la sentiamo, prego. Perfetto, allora se la commissione me lo consente partirò dall'illustrazione del fatto come prospettatomi dal cliente, mi soffermerò su quello che l'istituto che a mio avviso è dirimente nel caso di specie, trattasi in particolare dell'articolo 2049 del codice civile in materia di responsabilità dei prestatori di lavoro. Mi soffermerò poi sul quesito del cliente, affronterò quella che è la problematica giuridica sottesa alla risoluzione del quesito sottopostomi appunto dal cliente e poi profilerò quella che è la soluzione pratico, il profilo pratico che mi pare più opportuno prospettare. In particolare, come esposto nella traccia sottopostomi, il cliente è il condominio giallo, il quale si vede citato in giudizio da parte di un condomino, la signora Giovanna, che è stata aggredita nel proprio appartamento da parte della portinaia dello stabile, che era intervenuta nell'unità della condomina in ragione di una tubatura che si era rotta, quindi un bene che di fatto è in realtà del condominio,
per aiutarla nella riparazione della medesima. Ora, come anticipato, l'istituto che mi pare dirimente è il 2049, responsabilità dei padroni e dei committenti. Questo istituto trova applicazione una tipologia di responsabilità oggettiva e indiretta, oggettiva in quanto non richiede l'elemento soggettivo e indiretta perché mediata, già che l'illecito viene commesso da parte del da parte del domestico o commesso, come citato dalla norma, che però è una norma appunto risalente perché utilizza quella che è la terminologia del legislatore del 1942. A livello odierno, ad oggi, diciamo che il termine domestici e commessi può riferirsi in generale a lavoratore, e quindi diciamo anche lo stesso padrone o committente va inteso come il datore di lavoro. Ci soffermeremo poi sulla tipologia di lavoro che deve e di rapporto di lavoro che deve intercorrere tra le parti. Il quesito quindi che di fatto prospetta il cliente è: può il condominio, quindi il cliente medesimo, ritenersi non responsabile? E la problematica giuridica a cui rispondere è di fatto se la condotta di aggressione ai danni di un condomino di aggressione ad un condomino da parte del portinaio che si trovi nell'unità condominiale in ragione di un soccorso prestato per via di una lesione delle tubature debba determinare il rispondere del condominio medesimo. Allora, a mio avviso è importante, ai fini di addivenire a una soluzione, partire da quella che è la ratio della norma. La ratio della norma appunto è quella di trasferire la responsabilità per il fatto illecito commesso dal dipendente in capo a chi? In capo a colui che trae di fatto un'utilità da quella che è l'attività del dipendente, e di fatti è previsto all'interno della norma stessa che il datore di lavoro, quindi il committente, il padrone, risponde se il fatto illecito viene commesso nell'esercizio delle incombenze cui il lavoratore è adibito. Quindi, andando a vedere quelli che sono gli elementi costitutivi ai fini dell'applicazione della fattispecie, possiamo soffermarci sul fatto che l'elemento soggettivo, come anticipato, non è necessaria il dolo o la colpa, perché trattasi di responsabilità oggettiva. Passando agli elementi successivi, quindi l'elemento oggettivo, deve sicuramente sussistere un rapporto di lavoro. Di che natura? In realtà sul punto è pacifico che non sia necessario un rapporto di lavoro continuativo, occasionale, ma diciamo che in relazione al caso prospettatomi non ci sono problematiche di sorta relativamente alla qualificazione o alla natura, alla sussistenza del rapporto di lavoro. Esiste ed è integrato. La sussistenza è un fatto illecito, anche nel caso di specie l'arrecare delle lesioni a un condomino e in generale a un altro individuo è evidentemente un fatto illecito. C'è poi come elemento quello del nesso di causalità, il nesso di causalità che deve intercorrere tra quello che è il fatto illecito commesso dal dipendente e le incombenze che sono attribuite allo stesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente deve intercorrere un rapporto di occasionalità necessario tra la condotta illecita posta in essere appunto è l'incombenza. La giurisprudenza, in particolare la Cassazione con la sentenza 6632 del 2008, ha ritenuto integrato di fatto il requisito del nesso di causalità laddove l'incombenza abbia anche semplicemente agevolato o reso possibile il fatto illecito, anche laddove il dipendente sia andato oltre i limiti delle incombenze che erano state a lui assegnate. Tuttavia, a mio avviso è importante soffermarsi, anzi fare un passo indietro e ritornare a quella che è la ratio della norma. Proprio in ragione della ratio della norma occorre domandarsi se il fatto illecito compiuto sì in ragione di un'incombenza che poteva essere quella di risolvere un problema condominiale, cioè la rottura di una tubatura,
abbia determinato la situazione per il quale il dipendente persegua una finalità che è propria, quale un'aggressione. In questo senso mi pare ragionevole fare un esempio di segno contrario. Se ad esempio appunto il portinaio si fosse recato sempre con la medesima, per il medesimo motivo nell'unità immobiliare e quindi rottura di una tubatura e avesse aggravato la situazione della rottura della tubatura commettendo un fatto illecito, quindi ha aggravato la situazione della perdita e quindi si è allagato l'intero immobile, da che prima era una fuoriuscita magari minima. Allora in questo caso sicuramente c'è un nesso di funzionalità tra il fatto illecito e l'incombenza attribuitagli. Occorre domandarsi invece nel caso in cui la finalità perseguita sia propria, quindi aggredire il condomino di fatto con cui magari intercorreva già in passato un rapporto negativo. In questo caso, a mio avviso, il nesso di causalità è in realtà interrotto, perché sono state appunto poste in essere delle condotte che sono volte a raggiungere una finalità propria del portinaio, quindi aggredire il condomino e cagionargli delle lesioni. In questo senso si è mossa anche la giurisprudenza, che con la sentenza 11.816 del 2016 ha escluso l'applicabilità del 2049 nel caso in cui appunto il portinaio ponga in essere una condotta quale aggredire un condomino che sia completamente al di fuori, scollegata con qualsiasi nesso, completamente scollegata a livello funzionale con appunto l'incombenza che occorreva svolgere. Quindi una volta esplicata, quindi quella che potrebbe essere la soluzione nel merito per escludere la responsabilità del condominio, mi pare opportuno approfondire anche alcune tematiche in termini processuali. Ora, la traccia non ci dà modo di comprendere quale sia stato il petitum richiesto e quindi diciamo se il risarcimento del danno sia superiore o inferiore ai 50.000 euro. Laddove appunto la richiesta di risarcimento non ecceda i 50.000 euro, ritengo che controparte avrebbe dovuto, prima di agire in giudizio, esperire almeno un tentativo di negoziazione assistita e pertanto laddove appunto la domanda sia non eccede i 50.000 euro, una prima eccezione sotto il profilo processuale potrebbe essere quella di mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e quindi mancanza di una condizione di procedibilità. Sotto il profilo del merito, appunto, riporterei le ragioni che hanno condotto la Cassazione a esprimersi in ragione dell'esclusione della responsabilità del condominio. L'atto, a mio avviso, da redigere è una comparsa di costituzione e risposta. In questo senso aggiungo che la legittimazione passiva spetta al condominio rappresentato dall'amministratore di condominio. Non anche ai condomini, giacché è permessa, i condomini sono titolari di una posizione di legittimazione passiva o comunque attiva nelle controversie relativamente al condominio, laddove vi sia un interesse diretto di questi. Nel caso di specie in realtà l'interesse è solamente mediato, perché al di fuori della condomina, diciamo, aggredita nel caso di specie, l'interesse immediato, perché laddove la lite venisse appunto persa dal condominio, questi vedrebbero esclusivamente le spese di lite attribuite agli stessi all'interno magari del riparto delle spese condominiali.
Ritengo infine, a conclusione della mia esposizione, possibile anche ragionare circa un eventuale svolgimento di chiamata del terzo e quindi di estensione del contraddittorio anche alla portinaia. Noi non sappiamo, almeno la traccia non lo dice, se la portinaia era stata convocata in giudizio, ecco, era stata chiamata a partecipare al giudizio da parte della condomina, però laddove non lo fosse, ritengo che sarebbe opportuno appunto estendere il contraddittorio a questa e pertanto all'interno della comparsa di risposta, che dovrà essere, ricordiamo, depositata nel caso di chiamata del terzo nei 20 giorni antecedenti, entro 20 giorni dalla data della prima udienza di comparizione, al fine di non incorrere in preclusioni processuali, andrà svolta appunto la chiamata di terzo e conseguentemente occorrerà domandare al giudice lo spostamento della prima udienza ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Io ritengo di aver finito. Va bene, grazie Nicoletta. Allora, avete ascoltato Nicoletta, a questo punto facciamo, io entro subito nel valutare quello che lei ha detto, cosa avrei potuto dire e come ha esposto. Quindi tendenzialmente, quindi, come diceva giustamente anche l'avvocato Barelli, non c'è un'interlocuzione, un dialogo. Potrebbe esserci laddove voi, ma questo diciamo dipende dalla commissione, nel caso in cui doveste scegliere una strada totalmente sbagliata oppure doveste fare scena muta, poi stare alla commissione e decidere se continuare o meno l'interrogazione oppure se correggere. Quindi diamo per assodato che in questo caso la commissione non interviene. Beh, diciamo che la candidata sicuramente, ed è quello a cui io tenevo molto, di rendere il più possibile verosimile l'interrogazione. E questo è stato, secondo me, per diverse ragioni. Beh, intanto immagino che tutti voi avete visto come tradiva comunque la tensione, già solo il modo di gesticolare le mani, già comunque questo ripetuto. Immagino quindi che, al di là del fatto che conoscesse la traccia, sicuramente la tensione, non fosse altro per essere seguita da tante persone in diretta, poteva essere comunque in qualche modo assimilata un pochino a quella dell'esame. Entriamo poi nel contenuto di quella che è stata l'esposizione. Sicuramente un'esposizione positiva, questo non possiamo negarlo. Che cosa avrebbe potuto dire la candidata che non ha detto? Nonostante quindi fosse preparata, quindi come vedete è sempre possibile introdurre ulteriori indicazioni. Beh, con riferimento all'argomento principale, che è il 2049, beh, è chiaro, la candidata non aveva, questa è stata proprio una testimonianza, studiato la dottrina, così gli era stato indicato, tant'è vero quindi non ha potuto citare, come magari chi la conosce questa dottrina, la teoria dell'analisi economica del diritto e quella del professor Trimarchi, in cui ci spiega che soprattutto nel caso del 2049 a chi dobbiamo attribuire la responsabilità. A chi meglio, dice il professor Trimarchi, riprendendo poi una teoria del professor Calabresi, un famoso professore di Harvard, da chi il soggetto che possa meglio assumersi il rischio. Ma che significa assumersi il rischio? Assumersi il rischio vuol dire chi meglio può sopportarlo, cioè in questo caso ovviamente il condominio. E quindi evidentemente il condominio può poi, sotto forma per esempio di assicurazione, poter assumersi i rischi e poi magari ridistribuirlo sotto forma di spesa condominiale nei confronti di tutti i condomini. Questo cosa significa? Questo significa, perché questo è importante, perché è il concetto della prevedibilità del rischio. In questo caso era possibile prevedere che la portinaia andasse a malmenare una condomina? Evidentemente no, e quindi il condominio non poteva assicurarsi su questo rischio. Diverso era invece che la portinaia potesse partecipare, contribuire per esempio a dei lavori, su questo possiamo discuterne o meno, e quindi aiutare magari la condomina e quindi danneggiare i beni anche di proprietà privata. Facciamo un esempio che può essere ancora più semplice. Un caso molto interessante è quello dell'intermediario finanziario. L'intermediario finanziario viene incaricato dalla banca, pur essendo, come diceva giustamente prima Nicoletta, legato a un rapporto di lavoro autonomo, quindi pensiamo a un rapporto di collaborazione. Ecco, se l'intermediario finanziario si reca presso il domicilio di un cliente e gli fa firmare diciamo dei documenti falsi relativi ad un investimento finanziario, o lo froda, d'accordo, assumendosi, magari facendosi pagare delle provvigioni inesistenti, beh, in questo caso questo rientra nella possibilità per una banca, per un intermediario finanziario, di prevedere che un promotore possa commettere atti di questo genere, quindi ci si può assicurare, quindi posso assumermi il rischio, lo posso sopportare perché è un rischio che io ho introdotto nella società.
Io, che sono un intermediario finanziario, ho introdotto nella società il rischio che l'intermediario possa frodare i propri clienti o i miei clienti. E quindi posso assicurarmi, posso assumermi il rischio, assicurarlo e poi magari sotto forma di provvigione ridistribuirlo sui miei clienti. Bene, ma se nell'altro, al contrario, l'intermediario finanziario arriva e ruba al cliente, gli sottrae l'argenteria per intenderci, beh, evidentemente questo non è un rischio che io possa assicurarmi. Ma perché non posso prevederlo, ed evidentemente questo intermediario, questo promotore finanziario avrebbe rubato l'agenteria, tanto se fosse stato un promotore, tanto se fosse stato un fattorino, quanto se fosse stato un qualunque soggetto che avesse magari venduto dei libri porta a porta. Quindi evidentemente non era caratteristico di quell'attività. Ecco quindi cosa significa assunzione del rischio. Questo era qualcosa che chi avesse studiato, ovviamente il professor Trimarchi, anche solo il manuale di diritto privato, oppure diciamo il rischio e responsabilità oggettiva, la sua monografia, oppure ovviamente l'analisi economica del diritto del professor Calabrese, avrebbe potuto dirlo. Ma stiamo parlando di una preparazione che non è necessaria per poter superare l'esame. Andiamo a vedere invece argomenti più legati, che avrebbe potuto sicuramente, su cui la candidata si sarebbe dovuta e potuta soffermare. Beh, due sicuramente sono gli aspetti. Uno molto semplice: lei ha richiamato la necessità di costituirsi 20 giorni prima, ma non l'ha legata a quello che invece le ha detto correttamente che aveva fatto, cioè la chiamata del terzo. Evidentemente ce l'aveva in testa, ma non l'ha, diciamo, palesata, non l'ha mostrata. Quindi è giusto che io devo costituirmi 20 giorni prima, e lei ha detto, per non incorrere nelle decadenze. Peccato che non ci ha detto per non incorrere proprio in quella decadenza che lei stessa aveva appena richiamato, cioè la chiamata del terzo. Lei l'ha data per scontata, probabilmente l'ha data per presupposto, ma non l'ha verbalizzata. Quindi attenzione a verbalizzare tutto quello che pensate. E se vogliamo, l'errore più grave che ha fatto la candidata, che ripeto, stiamo parlando comunque di un'interrogazione più che sufficiente, è che non ha detto, probabilmente non era interesse del condominio farlo, ma sicuramente per la commissione era interesse sentirlo, che eventualmente la signora Lodovica, che era stata, diciamo, la signora che è stata lesa, diciamo, dalla portinaia, avrebbe potuto agire contro la portinaia ex articolo 2043, quindi con la normale azione generale di risarcimento del danno. Per chiudere, addirittura siamo in anticipo, quindi non posso permettere, devo dire che se dovessi dare una valutazione, perché poi i numeri sono quelli che poi alla fine vi interessano, considerando i trentesimi, io alla candidata avrei dato un voto di 26. Quindi questo è un voto che, secondo me, la candidata, considerando le lacune e ovviamente tralasciando tutta la bellissima e dotta teoria dell'assunzione del rischio, che non era richiesto ovviamente in sede d'esame, ma semplicemente l'ho fatto per uno sfoggio di mia cultura, no, scherzi a parte, l'ho fatto semplicemente perché lo trovo un interessante riflessione che desideravo sottoporvi. La candidata ha esposto bene, nonostante la tensione, nonostante il suo continuo gesticolare, nonostante ovviamente alcune lacune, ma sicuramente l'esame era ben più che sufficiente, per cui gli riconfermo il voto di 26 e ringrazio soprattutto Nicoletta che si è sottoposta a questa prova sicuramente anche di grande tensione. E con 5 minuti di anticipo io lascio la parola a quelli che sono gli artefici di questa scuola, soprattutto alla nostra creatrice di questa scuola, che è Cristina, è l'avvocato Cristina Bellini, senza la quale questa scuola non esisterebbe. Ovviamente poi ai suoi al braccio sito e al braccio destro, che sono ovviamente i grandissimi avvocati Nino Lalumia e Giorgio Treglia, che saluto e ringrazio anche per avermi invitato. Grazie. Grazie Fabio, ma io ringraziamenti li devo fare a voi. Noi abbiamo iniziato questo corso l'anno scorso in modalità tradizionale e ci siamo trovati a doverlo trasformare gli ultimi 2 mesi in modalità diversa con l'esame orale rafforzato. I ragazzi dell'anno scorso che hanno fatto la prova con noi hanno avuto dei buoni risultati e quindi abbiamo avuto un successo quasi dell'80% dei nostri studenti, e questo ci ha non solo gratificato, ma ci ha dato la forza per affrontare anche questo nuovo anno. A luglio il corso è partito come corso tradizionale, perché prevedevamo una prova scritta, e invece a settembre abbiamo dovuto rinegoziarlo e trasformarlo di nuovo in orale rafforzato. La fortuna è stata che l'esperienza dell'anno scorso ci ha insegnato
e le richieste dei nostri ragazzi che hanno partecipato al corso ci ha aiutato a renderlo quest'anno anche migliore. Il corso si è strutturato in 150 ore di penale, 150 ore di civile. I ragazzi hanno partecipato tutti i venerdì e i sabati mattina da settembre a oggi alle esercitazioni. Oggi avete avuto modo di vedere qual era il tipo di lavoro fatto. Ogni occasione era un'occasione buona per ragionare su un caso, vederlo impostato e strutturato e soprattutto avere un confronto diretto con i nostri docenti che stimolavano l'approfondimento sia sulla parte processuale che quella relativa all'esposizione, ma anche proprio sulla metodologia di ragionamento. Il professor Iudica alla fine ha fatto un excursus sfoggiando conoscenze dottrinali, ma questo serve per stimolare andare oltre quella che può essere una soluzione di un caso pratico che magari in 5 minuti ci viene, ma tutta l'impostazione che c'è dietro a questo caso e al ragionamento deve essere costantemente attivata attraverso il confronto. Abbiamo dato anche un ulteriore supporto ai ragazzi della scuola attraverso una chat. Io mi sono divertita a seguirli il venerdì, il sabato e qualche domenica mattina sono stata svegliata alle 7 con le riflessioni che loro facevano e che servivano tra di loro a confrontarsi. In un mondo virtuale, in un mondo dove non c'era la possibilità di vederci in aula, abbiamo cercato di trasformare la modalità da remoto come però una modalità in cui ci fosse il sentore della vicinanza tra i ragazzi attraverso il confronto e chat con i docenti che interagivano con loro sia durante le lezioni che attraverso questa chat che continua a produrre continui messaggi a qualsiasi momento del giorno e della notte. Sono molto orgogliosa dei risultati e quindi vorrei ringraziare tutti i nostri docenti, il gruppo di penale, quindi l'avvocato Daniele Barelli che oggi abbiamo visto nella simulazione, Pier Francesco Poli e Valentina Alberta, così per il gruppo di civile Davide Guardamagna, Fabio Iudica e Maria Laura Guardamagna. E anche l'amministrativo, perché il corso partiva con anche delle lezioni di amministrativo che poi non sono state fatte perché si è trasformato in orale rafforzato solo penale o civile, ma nella costruzione di quello che era il format che abbiamo dato, il pensiero di Paola Balzarini e Alessandro Dalmolin c'è stato utile per costruire questo evento. Il corso dell'anno scorso ha prodotto un ulteriore corso che è per il secondo orale, per cui in contemporanea che i ragazzi che hanno passato il primo orale l'anno scorso si sono preparati per la seconda prova e questo ha creato questa sinergia per cui siamo rimasti legati ai nostri studenti e oggi siamo in grado di costruire anche un ulteriore corso di secondo livello per non abbandonarli una volta terminato l'orale rafforzato. Ringrazio anche il direttivo della scuola, Giorgio Treglia e Antonino Lalumina, con i quali ci siamo sempre confrontati e che hanno creduto in questa avventura che in qualche momento è sembrata impossibile. Devo dire che un grazie va dato anche al nostro presidente che ha sempre creduto in noi, a tutto il consiglio dell'ordine che ci ha lasciato carta bianca per strutturare sulla base delle esigenze dei ragazzi e dei docenti quello che crediamo essere stato un corso eccellente. Chiederei a Giorgio qual è stata la sua esperienza perché lui è entrato nel vivo dell'aula virtuale e ha interrogato i ragazzi nelle ultime simulazioni. Giorgio. Grazie Cristina, ma è stato un grandissimo onore perché
essere parte sicuramente del direttivo della scuola da un lato, ma poi aver fatto questa esperienza è stato assolutamente positivo per quel che mi riguarda. Ho potuto in un qualche modo utilizzare le conoscenze che mi derivano dall'università che frequento tuttora come modestissimo insegnante, ma è stato anche bello riuscire a interagire, ma anche preparare i quesiti per poter poi interrogare gli allievi e sentire dalla loro viva vox quali erano i sistemi. Tenete conto che la simulazione è stata fatta in modo totale e assoluto, quindi tutti i partecipanti prendevano cognizione della traccia in quel momento, erano 30 minuti per prepararla e poi per esporre. E qui naturalmente è successo tutto, anche oggi il professor Judica ci ha detto quali sono i momenti di emozione da superare, eccetera. Devo dire in linea generale che è stata un'esperienza per me molto positiva, permettetemi anche faticosa, no? Preparare i quesiti, essere a disposizione, poter in un qualche modo dare anche un momento di positività. Vorrei dire che mi piace ripetere che i principi generali non vanno mai dimenticati. È vero che questo io lo chiamo uno scritto realizzato, però altresì vero che nel tempo che hai candidato è opportuno che egli dimostri la conoscenza dei principi generali, senza i quali non andiamo avanti. Personalmente penso che non sia positiva la mancanza di una prova scritta, ma adesso qui non voglio fare nessun tipo di polemica, per carità, noi dobbiamo andare avanti e perseguire un obiettivo. Mi piace anche ricordare che portare in questo momento, molto brevemente, anche l'esperienza della coesione. Cristina Bellini ne ha parlato a lungo dicendo ci siamo ritrovati la mattina insieme per cercare di ovviare alla distanza, e questo credo che sia stato un obiettivo assolutamente raggiunto, il fatto di poter vivere insieme questa occasione, di trascorrere anche parecchie ore insieme con l'aiuto dei nostri bravissimi insegnanti che sono i veri artefici del successo di questa scuola. Ecco, io credo sempre che questo esame sia un esame fondamentale. Noi abbiamo nel nostro sistema innanzitutto uno spirito di servizio a favore del cittadino, non possiamo rendere un giusto servizio se non conosciamo i principi generali, e questo è un modo per poter dimostrare la conoscenza di questi principi. Da ultimo, permettetemi, la Scuola Forense dell'Ordine ha avuto, ma soprattutto grazie a Cristina e ovviamente a tutti i docenti, al nostro Presidente, la capacità di reinventarsi alla luce della nuova normativa. Non so quanti altri siano riusciti a farlo, mi sembra che, scusate l'immodestia, ma mi pare che questo obiettivo sia stato raggiunto. Quindi, nel dare la parola all'amico e consigliere Antonino Lalumia, volevo fare un grande in bocca al lupo a tutti, siamo qua per dare un servizio positivo e quindi ad maiora. A te, Antonio. Grazie. Io posso permettermi, vai. Oltre alla tua speech in chiusura, mi piacerebbe che tu lanciassi uno sguardo verso il futuro, perché oggi i ragazzi devono affrontare questo che sembra un momento insormontabile, però guardare lontano dà anche più coraggio in questa professione alla quale noi crediamo molto e amiamo, e quindi penso che questo sia qualcosa che ti appartiene. Sì, grazie, grazie, perché mi hai dato un assist importante, visto che mi tocca chiudere la porta di questo webinar, ma aprire possibilmente una prospettiva ampia sul futuro. Io credo che questo corso, che come hai ricordato tu nei dettagli è stato un corso per certi versi complicato come gestione, ma innovativo nello stesso tempo, è stata la seconda edizione di un primo che era stato un approccio d'esordio a questa nuova forma di esame, abbia dato quella immagine di concretezza di un ordine come il nostro, l'Ordine degli Avvocati di Milano, che prende i colleghi per mano e li porta nel corso della loro carriera. Ed è importante il fatto che l'Ordine abbia puntato in maniera decisa e convinta su un corso
per l'esame da avvocato, perché è da qui che si formano gli avvocati del presente e soprattutto, come hai ricordato tu, gli avvocati del futuro. Questa è la linea direttrice che l'ordine si dà, si è dato e sicuramente si darà in futuro. L'avvocatura oggi è qualcosa di diverso rispetto a quello che poteva essere 10, 20 o 30 anni fa, perché i principi ovviamente fondamentali sono quelli che regolano la nostra professione e la rendono unica anche per la passione che tutti ci mettiamo. È evidente nello stesso tempo che l'avvocato del 2022 deve avere una sensibilità rispetto ai settori e alle materie che tratta particolarmente pronunciata in un momento di forte transizione sociale che stiamo vivendo. E quindi l'ordine e l'istituzione deve essere pronta a rispondere a queste esigenze e ad indicare la via. Ed è quello che credo si sia riuscito a fare con questo corso. Anche io mi associo ovviamente ai ringraziamenti ai docenti che sono stati veramente encomiabili nella loro attività, che si è svolta peraltro prevalentemente nei fine settimana, e quindi questo dà una conferma della grande passione che anche loro hanno messo in questa avventura. E poi consentitemi, al di là di me e di Giorgio, che siamo in direttivo, però devo fare veramente un applauso a Cristina, perché effettivamente questo corso ha avuto la sua anima in Cristina Bellini, che è in direttivo della Forense, ed è giusto che venga riconosciuto con tutti gli onori il lavoro che fa. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a tutti, con la sicurezza e la tranquillità che l'Ordine degli Avvocati di Milano, con i suoi docenti, con i suoi consiglieri e in generale con tutta la struttura, è sempre vicino ai colleghi praticanti, perché è giusto che vengano chiamati colleghi i praticanti, e con i colleghi avvocati. Quindi in bocca al lupo e forza avvocatura. Grazie a tutti, sono commossa per tutti i complimenti, vi voglio un sacco bene, lo dico in diretta a Facebook, e a questo punto in bocca al lupo a tutti i ragazzi e a noi per la prossima avventura, perché terminato questo dobbiamo ripartire con un nuovo progetto. Grazie ancora, e a questo punto salutiamo tutti. Bocca al lupo a tutti. Grazie a tutti.